ragazze e ciao ragazzi. Allora, innanzitutto, prima di iniziare il video, datemi assolutamente un parere su questo rossetto, che è stata un'idea di Tomas. Quindi ditemi se vi sembra assurdo e quindi è un no, oppure se vi sembra carino ed è un sì. Io sto ancora decidendo, ma devo dire che non mi dispiace. È un momento autunnale, molto invernale, un po' clown, non lo so. Ditemi dove. Comunque, allora, iniziamo con il video. Questo video è un video sulla rasatura, perché sì, anche noi donne usiamo il rasoio e ho pensato di fare un video dedicato, perché non ne ho mai parlato sul mio canale. E tra l'altro ho pensato anche che un video del genere, quando avevo tipo 14 anni, mi sarebbe stato non utile, di più. Quindi questo è il video che voglio fare oggi. Quindi voglio darvi 10 consigli sulla rasatura. Alcuni magari sono un pochino più semplici, altri sono dei consigli, dei segreti che possono veramente salvare la vita. Quindi, numero 1, dovete sempre, sempre, sempre pulire il vostro rasoio, soprattutto perché c'è il rischio di tagliarsi e quindi che si formino infezioni, batteri, eccetera, eccetera. È molto, molto importante pulire il rasoio. Io credo di non averlo fatto per anni, fino a quando non ho scoperto che è veramente molto importante. E quindi una cosa molto utile è lavarlo con l'olio. Avete presente tipo il Johnson's Baby Olio, quell'olio per bambini delicato, eccetera? È molto utile questo, perché non solo è in grado di penetrare, di pulire per bene tutte le lame, eccetera, ma siccome fa scorrere il rasoio meglio sulla pelle, praticamente fa durare le lame anche più a lungo rispetto magari ai saponi, che sono più aggressivi e quindi tendono magari a creare dei micro taglietti sulle lame che noi non vediamo, ma poi sentiamo quando andiamo ad usare il rasoio. Numero 2, questo tipo di olio, che poi può essere anche dell'olio d'oliva o dell'olio di argan, eccetera, è molto utile anche per sostituire la schiuma da rasatura o il sapone da rasatura, qualsiasi prodotto voi usiate comunemente. Sono anche piuttosto cari questi prodotti, ma purtroppo bisogna usarli, perché veramente rasarci senza usare un prodotto che vada ad ammorbidire la pelle prima è un suicidio di so qualcosa. E l'olio aiuta molto ad idratare la pelle prima e poi a far scorrere la lama meglio mentre ci rasiamo, e poi lascia la pelle idratata e morbida anche dopo. Quindi triplazione, provare per credere. E appunto, ve lo ripeto, va benissimo dell'olio semplicissimo d'oliva che abbiamo tutto in casa. Numero 3, se dopo la rasatura, tipo la 50ª volta che cerco di dire dopo la rasatura, vi compaiono tipo quei puntini rossi fastidiosissimi, irritati, che significa appunto che la pelle irritata fanno anche male. Basta che ci sia, non lo so, un jeans o anche solo se tocchiamo quella parte ci fa male. Una cosa molto utile è riempire una piccola bacinella con metà acqua, metà latte, e poi con un dischetto di cotone andare a prelevare questo mix e andare a tamponarlo, non trascinare ma tamponare, mi raccomando, sulla zona irritata. E questo aiuta tantissimo perché nutre la pelle e allevia il dolore, quella sensazione insomma di fastidio. Numero 4, al posto dell'olio della rasatura e al posto dei prodotti, delle creme, delle mousse che si vanno ad applicare prima della rasatura, che poi tra l'altro quelle per le donne costano un sacco, al posto di tutti questi prodotti ce n'è un altro che si può usare ed è super efficace, provare per credere, non ci credevo nemmeno io, ma è il balsamo per capelli. Veramente ne basta pochissimo, ma il balsamo per capelli nutre la pelle, la rende morbidissima e ammorbidisce anche il pelo, quindi poi andare a passarci il rasoio sarà molto meno... rischieremo molto meno irritazioni e poi il pelo si taglierà anche con più facilità e poi alla radice, proprio perché il balsamo appunto nutre ed ammorbidisce sia la pelle che il pelo. Numero 5, se vi siete tagliate con il rasoio, e purtroppo a volte capita a tutte, non ci si può fare niente, e siccome le lame del rasoio sono bastardissime perché tagliano veramente basta niente e sanguina un sacco, una cosa molto molto utile da fare per bloccare il sanguinamento è metterci sopra del burro cacao, tipo un labello, un qualsiasi balsamo labbra, semplicissimo, normalissimo. Strano ma vero, ma il sangue si ferma e chiudiamo la ferita in questo modo, cioè vi giuro, provateci, funziona davvero e è un metodo che veramente funziona in un secondo. Numero 6, e questo è uno di quei consigli che può sembrare banale, ma vi giuro è importante
tantissimo e quindi ve lo voglio ripetere. Anche se credete che la lametta continui a tagliare, anche se non come i primi utilizzi, ma siccome taglia usiamola avanti avanti, no, la cosa importante è sempre quella dopo 6-7 rasature di sostituire la lametta, specialmente se avete quelle striscette che poi si consumano. Quando la strisciolina si consuma, cambiate la lametta, è molto importante, sia perché comunque si formano batteri, germi, che è sempre meglio buttar via ed avere una lametta nuova. È vero che usando una lametta che non taglia più come all'inizio della sua vita, andiamo a passare, ripassare il rasoio sempre sulla stessa parte, e in questo modo causiamo irritazioni e quei fastidiosi puntini rossi di cui parlavo prima. Quindi non lamentiamoci, siccome non buttiamo via, e anch'io sono di questo club, devo ammetterlo, siccome non buttiamo via per tempo le lamette, poi ci vengono tutte queste irritazioni assurde e la pelle rossa se l'avete delicata, perché la lametta appunto non taglia come tagliava una volta. Quindi sostituitela, se appena vedete che la strisciolina è consumata non taglia più come prima, via, è una nuova. Numero 7, per una rasatura ottimale è sempre importante esfoliare la pelle prima. Alcune so che lo fanno dopo e io sconsiglio vivamente, perché già andando a passare la lametta sulla pelle un minimo di esfoliazione si fa, perché vuoi o no un minimo di pelle togli, quindi è sempre meglio farlo prima, in modo da anche da preparare la pelle alla rasatura, da alzare i peli e poi andare a passare la lametta, e subito dopo andare solo ad idratare la pelle con una crema, un burro corpo eccetera eccetera, un olio appunto. Quindi esfoliate sempre la pelle prima della rasatura per appunto un effetto ottimale, specialmente se avete i peli lunghi eccetera, ma evitate assolutamente di farlo dopo. Numero 8, se avete la pelle molto molto delicata come la mia, purtroppo, vi capisco, batti 5, no, a parte questo, se avete la pelle molto delicata e appunto che i puntini rossi tendono a comparire sempre, e non usate mai rasoio contro pelo. Quindi se questa è la vostra gamma, non passatelo mai così, passatelo sempre all'ingiù, perché questo purtroppo, anche se nella pubblicità fanno vedere sempre queste donne che sempre problemi, senza problemi si fanno, no? Si radono così, ecco, in realtà se avete la pelle delicata è sempre meglio andare nella direzione del pelo e non con pelo, perché questo può causare tante tante irritazioni, lasciarvi anche cicatrici, e vi dico per esperienza che non è una cosa simpatica. Altra cosa molto importante, il rasoio, decidete appunto in base al vostro tipo di pelle se volete passarlo su o contro pelo o nella direzione del pelo. Una cosa però da evitare sempre, in tutti i casi, sempre sempre sempre, è quella di usarlo così a lato, perché lì vi tagliate al 100%, quindi mi raccomando, anche se siete tentate perché pensate che così insomma ci sia un pelo che poi viene tagliato, mai. Consiglio numero 9, se decidete di usare prodotti da rasatura tipo schiuma o appunto mousse, gel o qualsiasi prodotto da rasatura appunto, è importante stare attenti che non contenga profumo e alcol. Questi due ingredienti a me, su qualsiasi parte del corpo io vada ad usare il rasoio, irrimediabilmente mi fanno irritazione, rossori eccetera. Quindi appunto, specialmente se avete la pelle delicata, ma anche se avete una pelle normale, io sconsiglio di usare prodotti con profumo e alcol, perché non fanno altro che irritare la pelle e a lungo andare ve la rovinano. Quindi state attenti, leggete sempre gli ingredienti quando comprate questo tipo di prodotto, o quando comprate tutti i prodotti che mettete sulla vostra pelle, perché la pelle assorbe tutto, quindi andate sempre a leggere gli ingredienti e bocciate tutto quello che contiene alcol e profumo, specialmente se questi ingredienti si trovano all'inizio della lista, vuol dire che sono contenuti all'interno in maggior parte, quindi il primo ingrediente è sempre quello più presente nella confezione. E poi, ultimo consiglio, numero 10, ho constatato personalmente che le creme, i gel eccetera, le schiume da rasatura da uomo funzionano meglio di quelle da donna e costano di meno. Quindi soprattutto se andate ad usare il rasoio nella zona bikini, e ricordatevi questa cosa perché vi giuro è testata e stratestata, se andate ad usare il rasoio appunto nella zona bikini, provate ad usare la schiuma da barba da uomo, perché fa miracoli. Io non so perché nelle schiume, nei prodotti da rasatura delle donne ci mettono un sacco di profumo, coloranti eccetera, in quella da uomo non c'è niente, costa di meno e vi giuro che funziona molto molto meglio in tutte le zone, ma specialmente nella zona bikini. E questo fatemi sapere, vi giuro, perché almeno su di me è una cosa che insomma
non sbagli mai se lo fai. E quindi questo è tutto. Oggi sono super distratta dal mio rossetto fleshoso blu e quindi mi guardavo costantemente nel monitor sperando che almeno uno di voi mi dica che mi sta decentemente. Quindi questo è tutto per oggi, spero vi sia piaciuto, vi sia stato utile il video, insomma io vi mando un bacio gigante e alla prossima, ciao!